Ciao ragazzi. Eccoci qua. Ancora pochi secondi. Intanto che scorrono queste due slide iniziali, mi confermate che vedete e sentite bene? Scrivetemelo pure nelle domande. Nello spazio. Ok. Bene, bene. Intanto un saluto a Claudio, un saluto a Manuel, un saluto a Marco, puntualissimi. Allora, signori, puntuali, secondo appuntamento con il nostro TG della Sapienza Finanziaria, Gianmauro Belotti, trainer e formatore proprio di questo gruppo, che qualche settimana fa, qualche mese fa, ciao Claudio, ciao ciao ciao, ha deciso di dedicare un po' del suo tempo per condividere quella che è la sua attività di trader sui mercati finanziari. Sono convinto che questa attività sia una grandiosa opportunità per chiunque desideri impararla e alla portata di chiunque per imparare a capire un pochino meglio quelle che sono le faccende legate all'economia, le faccende legate alla finanza, per riuscire oltre a questo, naturalmente, per riuscire a imparare a gestire un pochino meglio e in maniera assolutamente personale, autonoma, indipendente, i propri risparmi, provare a farli fruttare un pochino di più di quello che è il semplice deposito su un conto corrente bancario e comunque la soddisfazione, la gratificazione di riuscire a fare qualcosa per sé senza dover ogni volta avere a che fare con terzi, con persone che consigliano cosa fare del nostro denaro. Per alcuni questa attività di trading è anche una straordinaria opportunità di impresa, laddove, come ben sapete, quando tu sei capace di fare un mestiere, poi questo mestiere magari ci puoi costruire attorno proprio una vera e propria attività, ovvero puoi provare ad insegnarla, puoi creare dei servizi ad hoc e quindi tutto uno spettro di azioni imprenditoriali che fanno appunto di questa opportunità del training online un'opportunità davvero straordinaria. Io perseguo questo mestiere da circa 8 anni. Sono nato e cresciuto proprio qui all'interno della Sapienza Finanziaria, prima come studente, poi come formatore, diciamo così, e da alcune settimane, alcuni mesi abbiamo deciso tutti insieme di dar vita a questo servizio per condividere appunto questa attività, per dimostrare a chi avrebbe gradito essere nostro ospite durante queste 2 ore, dal lunedì giovedì dalle 14 alle 15, che questa attività esiste, è un'attività seria, è un'attività lecita, è un'attività che davvero può dare grandi, grandi soddisfazioni a chi decide di intraprenderla, di imparare ad intraprenderla in maniera professionale. A questo servizio abbiamo naturalmente agganciato un conto trading reale sul quale giornalmente, settimanalmente, facciamo quelle vere e proprie operazioni che sono la conseguenza delle analisi che durante la settimana e all'interno del nostro TG facciamo, proprio per dare un senso concreto a quella che è la nostra presenza qui. Ebbene, pochi secondi, vedo che continuano ad entrare persone, mi fa piacere. Ciao anche a Egli. Intanto, allora, è stata una bella esperienza quella del TG della settimana di lunedì, scusate, di lunedì pomeriggio.
il TG all'interno del quale abbiamo avuto il piacere di conoscere un nuovo ospite che ci ha parlato un pochino del suo training e con lui abbiamo amabilmente discusso, ci siamo confrontati proprio su quello che è questa attività. Ecco, abbiamo ricevuto dei buonissimi feedback di questa iniziativa, di questa esperienza e se siete d'accordo potremmo ripeterla proprio all'inizio del nostro TG. Quindi gli ospiti salgono in cattedra 2, se tra gli ospiti, che vedo che continuano ad entrare, c'è qualcuno che desidera condividere parte della sua esperienza all'interno di questa attività, basta che me lo dice in questo istante e io gli apro il microfono e insieme andiamo proprio a condividere questo suo desiderio di confrontarsi, di dire la sua, eccetera. Che cosa lo sta portando all'attività del trading, che cosa sta combinando e quant'altro. Quindi, signori, se proprio adesso c'è qualcuno che desidera approfondire alcune tematiche personali o condividere alcunché della sua esperienza di trader o di aspirante trader, me lo dice che io gli apro immediatamente il microfono. Allora, intanto andiamo un attimino sul grafico. Poi naturalmente se ci avanza del tempo andiamo a ripetere di nuovo l'esperienza dell'osservazione grafica in real time sui mercati finanziari, laddove di nuovo arrivano dei feedback davvero interessanti di persone che partecipano a questa semplicissima iniziativa che sembra che davvero in pochi perseguano, ovvero quello di mettersi qui sui grafici proprio a guardare quella che è l'azione del prezzo e imparare quindi acquisire esperienza, acquisire ore lavorative, un po' come fanno quegli aspiranti piloti, no? Che prima di mettersi, prima di dargli in mano un aereo di linea o quant'altro, questi fanno ore e ore di sperimentazione. Ecco, la stessa cosa accade nel trading. È difficile davvero far propri i concetti e i principi di quello che è un'attività di trading seria e professionale nel medio e lungo periodo senza dedicargli il giusto tempo. E come lo si dedica il tempo? Stando semplicemente a guardare l'azione dei mercati e quindi imparando come i mercati si muovono, come si comportano attraverso se e quando vanno a costruire, a realizzare delle particolari consulenze grafiche che l'analisi tecnica insegna e quant'altro. Quindi, se qualcuno tra di voi ha desiderio, un reale desiderio di condividere la sua esperienza all'interno di questa attività che è il trading online, me lo dice in questo istante, io gli apro il microfono. Viceversa, se questo non dovesse succedere, andiamo immediatamente a lavorare in real time sui mercati finanziari. Andiamo a prendere una copia qualunque e andiamo a fare un po' di sana palestra. Ritengo sia inutile, intanto che aspetto che qualcuno mi dia il suo ok, ritengo inutile andare a parlare di cose difficili che probabilmente a nulla servono se non a ciarlare, a perderci in chiacchiere, quando invece il vero lavoro del trader o dell'aspirante tale è proprio quello di, tra le varie attività, quelle di acquisire esperienza, accumulare disciplina guardando il grafico nel mentre si forma. Quindi, signori, forza, se qualcuno ha desiderio di dire la sua o di confrontarsi su alcunché, basta che me lo dice che andiamo a vederlo. Intanto mi confermate che vedete e sentite tutti correttamente? Sì? Andate pure a rispondermi all'interno della chat delle domande. Ok, eccoti arrivo, ok, benissimo, ti ringrazio. Allora, signori, visto che nessuno si fa avanti, soliti timidoni, saluto anche Claudio, che nel frattempo è entrato, Nicola,
Stefano e quant'altro. Saluto lui, vedo che continuano ad arrivare alla spicciolata. Allora, intanto che nessuno si fa vivo, passiamo immediatamente quindi alla nostra osservazione di quelli che sono i mercati, andando a individuare qualcosa che stavo analizzando prima di aprire il nostro TG. Di nuovo su questa coppia che ci sta dando euro-australia-dollaro, che ci sta dando delle indicazioni, delle tematiche di discussione davvero molto, molto interessanti. Stavo andando ad osservare come alcune proprio configurazioni grafiche, alcune tematiche che potevamo andare a osservare per... Così? Ah, no. Ok, scusate, per andare a prendere appunto pratica su quella che è questa attività. Allora andiamo a vedere in real time come si sta muovendo questa coppia proprio durante la giornata di oggi e la giornata di ieri. Intanto, ragazzi, io tengo d'occhio l'apposito spaziettino qui accanto per quello che sono le domande o il vostro desiderio di intervento, laddove qualcuno dovesse desiderare di farsi vivo. Basta che me lo segnala e io gli apro immediatamente il microfono. Allora, dicevamo, ragazzi, di questa coppia, vedete, durante la settimana, tutta una da lunedì, martedì, mercoledì, quindi i primi 3 giorni della settimana, una decisa continuazione di quelli che sono i ribassi del prezzo. Un attimino. Ok, una continuazione di quella che erano i ribassi che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane hanno caratterizzato l'azione di questa coppia, ripeto, euro contro Australia dollaro. Questo è un time frame a 30 minuti. Durante la giornata di ieri e parte della giornata di oggi abbiamo la classica formazione di un pattern che nell'analisi tecnica è denominato un pattern anticipatore di inversione. Un pattern viene chiamato un doppio minimo. Infatti il mercato è sceso fino a toccare un minimo di trend. C'è stato un primo rimbalzo alla ricerca di nuovi venditori. I nuovi venditori sono sì entrati, ma non sono riusciti a portare il prezzo al di sotto del minimo precedente. Ecco, questo è stato un primo test sul quale poi è partito un impulso molto deciso che ha portato il mercato a quotare al di sopra di questa area che in gergo tecnico viene definita, eccola qui, viene definita la linea del collo, la neckline di questo pattern di inversione. Il mercato l'ha confermata e adesso sta facendo un pochino di accettazione di quello che è stata questa rottura. Tra l'altro, se stavo osservando, non so se siete d'accordo, ma andando ad allargare un pochino, inserendo maggiori dati, quindi non limitandoci nel tempo presente, ma andando proprio anche sul finire della giornata di ieri, vediamo come tra la giornata di ieri e la giornata di inizio giornata di l'altro ieri e di ieri mattina ci sia stata questa bella area di supporti che è stata rotta al ribasso la prima volta, c'è stato un tentativo di salirci sopra, mancato, che è stato poi quello che ha formato la linea del collo, la neckline. Il secondo tentativo finalmente ha dato buoni frutti. Ecco, anche questa azione del prezzo, non so se siete d'accordo, ma sta ad indicare come dopo i supporti che sono stati rotti verso il basso, ritestati, al secondo test il mercato riesce ad andarci sopra, beh, insomma, questo deciso tentativo di penetrare questi ex supporti, ci chiediamo perché il mercato avrebbe fatto tanta fatica, tanto sforzo, se non per rimanerci al di sopra. Quando ciò accade, e quindi in questo caso il mercato conferma anche quella che è la visione del mercato, ovvero un pattern di anticipazione dell'inversione, doppio minimo, è molto più probabile una continuazione della spinta
verso l'alto. Non so se siete d'accordo nel valutare questa classica conformazione grafica che stiamo osservando proprio in real time. Siete d'accordo? Diciamo così, configurazione grafica o confluenza grafica che avrebbe potuto essere a favore di quello che sta succedendo proprio in queste ore, era l'analisi grafica che possiamo fare se andiamo ad osservare un grafico a 4 ore su questa copia. Guardate ad esempio come il mercato si stia avvicinando ad un'area certamente importante. Se andiamo sul settimanale, vedete che sono aree di minimi del trend rialzista. Si sta avvicinando a quest'area con una diminuzione di momentum, ovvero di forza verso il basso. Infatti, c'è questa sorta di compressione di volatilità. Ecco qui, che in gergo tecnico viene definito un cuneo di inversione, quindi una diminuzione dell'ampiezza di questi swing verso il basso, che fa proprio l'idea della classica, no? Tentativo di arrivare ad un test, però senza tanta voglia di proseguire verso i bassi. La stessa cosa che era successa più o meno qui, in alto. Vedete come il mercato all'interno di un trend rialzista, come abbiamo visto prima sul settimanale, lo vedete qui, con dei massimi e dei minimi crescenti, abbia il ritracciamento all'interno di un trend rialzista, stia proprio prendendo quei connotati di configurazioni grafiche di continuazione della spinta rialzista e quindi di inversione di questo trend secondario. Il primo tentativo è andato fallito ed è la ragione del perché i nostri vari tentativi di acquistare questa copia sono poi andati falliti. Molto probabilmente il mercato non era ancora su aree sufficientemente interessanti a livello settimanale. Vedete, era ancora qui a mezz'aria. Solo adesso che il mercato è sui minimi, probabilmente potrebbe esserci questo potenziale rimbalzo dei prezzi. Ecco, quindi direi didatticamente molto interessante anche questa divergenza di inversione rialzista. Direi didatticamente molto interessante il fatto che il mercato su 4 ore si stava avvicinando a un test in maniera poco decisa, ma non solo. Sul 30 minuti abbiamo visto, proprio andando un pochino più nello specifico, ecco che il mercato aveva dato forma ad un pattern di inversione. Un attimino che chiudo questa finestra perché mi sta rallentando un po' tutto il PC, che sono alcuni giorni che è sempre lento. Ecco quindi il pattern di inversione che il mercato ha riconosciuto e che sta provando a confermare. Siete d'accordo con questa visione tecnica? Con questo che è questa semplicissima analisi grafica? Avete desiderio di condividere questo modo di interpretare il grafico? Ditelo pure nelle domande. Avete tutti lo spazio riservato in cui potete inserire le vostre domande, i vostri commenti e quant'altro. Dove potrebbe arrivare se il mercato dà continuazione a questo pattern di inversione, quindi conferma questa sorta di diminuzione della spinta ribassista della forza? Beh, direi che un primo target potrebbe essere proprio l'area di questi massimi relativi decrescenti. Andiamo a vedere se magari sulle 4 ore vediamo dei punti di lancio interessanti. Ecco, questo è un interessante punto di lancio.
che ha rotto definitivamente questi supporti, ma ancora di più questo, ecco, direi che anche questi potrebbero essere buoni target di quello che sono i movimenti. Ecco. Dice Marco, i potenziali target del movimento, ci chiedeva. Bene, allora, tecnicamente possiamo dire che l'analisi tecnica insegna che quando il mercato riconosce un doppio minimo, diciamo che il primo potenziale target è l'estensione. Ecco qui. È l'estensione dello stesso, no? Un po' come se fossimo in una congestione. Una volta che il mercato riconosce la fuoriuscita di questa congestione e la conferma, il primo potenziale target è proprio l'estensione del pattern di inversione. Quindi questo potrebbe essere 1,3850, il primo target del movimento. In effetti c'è già quasi arrivato, ma il quasi nel trading non esiste, o ci arriva o non ci arriva. Quindi questo potrebbe essere il primo target. Ovviamente, ragazzi, c'è anche il rovescio della medaglia. Il mercato sta facendo sì accettazione, la vedete qui, cioè il mercato riconosce il pattern di inversione, ci fa il fisiologico retest, okay? Cioè chi ha comprato magari sui minimi inizia a liquidare un po' di posizione, il mercato ritraccia, avremo la conferma della continuazione della spinta rialzista solo se e quando il mercato andrà a rompere l'ultimo punto di massimo individuato, oppure avremo una negazione di quello che sarà questo pattern con un prezzo che va a quotare al di sotto della linea del collo. Quindi dobbiamo sempre prestare attenzione ad entrambe le meno che sposto questo in giù, le idee, quindi ripeto, la conferma della continuazione l'avremo solo se e quando il mercato andrà a quotare al di sopra di questo massimo, oppure una negazione solo quando il mercato andrà a quotare al di sotto di questo punto di accelerazione, ovvero la prima candela dalla quale è partita la spinta che poi ha rotto quest'area. Quindi sotto quest'area il mercato nega il pattern di inversione e quindi è molto più probabile una continuazione del ribasso.